Ben ritrovati con la storia. Oggi parliamo della vendemmia in quanto è il momento della raccolta dell'uva. E allora vediamo la storia della vendemmia che ci porta molto lontano. Abbiamo testimonianze che risalgono al 10.000 avanti Cristo e troviamo anche le ringraziamenti agli dei appunto per i raccolti che avevano ricevuto. Dio del vino è Bacco, è stato Bacco. La vendemmia significa momento di raccolta delle uve, come dicevamo, ma anche di festa, di socializzazione e soprattutto di bilanci dell'annata. La vendemmia si fa a mano, avviene a mano, ma oramai vengono utilizzati i mezzi meccanici. Ricordiamo che prima della vendemmia c'è la stagione vegetativa della vite, nel senso che sei mesi prima, a partire da aprile a settembre, si conclude con la trasformazione dei fiori in frutti che sono poi gli acini. La vendemmia generalmente inizia a settembre e ha una durata di 20 giorni. Una volta effettuata la raccolta si passa alla pigiatura, fino a non molto tempo fa si veniva con i piedi, invece adesso appunto c'è l'utilizzo dei mezzi meccanici dove c'è la separazione delle uve dai raspi. Poi c'è il mosto che viene messo in appositi contenitori per la fermentazione che trasforma lo zucchero in alcol e anidride carbonica. Dopo vari momenti, si passa poi all'imbottigliamento che prevede poi l'obbligatorietà dell'etichetta nelle bottiglie che deve indicare il nome del vino, il nome del produttore, la zona di produzione e anche la gradazione alcolica. La pianta che fornisce l'uva è la vite. La vite è una pianta rampicante, e il tronco si chiama ceppo, e le foglie sono i pampini e i rami sono i tragi. L'uva può essere bianca, rossa, da tavola o da vino. E vediamo adesso il vino più bevuto al mondo, che è il Prosecco, e vediamo la sua storia, cioè perché si chiama così. Andiamo al 1500, si afferma a Trieste il Ribolla triestino, che è un vitigno che forniva della uva speciale, particolare, di alta qualità, che veniva fornita anche alla casa d'Asburgo. Ma si rese necessaria una distinzione tra il vitigno triestino e altri vitigni e anche prodotti in altre località. L'altra località era appunto Prosecco, che è un quartiere del comune di Trieste. Questo vitigno si diffonde nel Goriziano in modo particolare, ma prende piede anche nel Trevigiano, nelle colline di Conegliano, Valdobbiadene, e mantiene questo nome. Poi ancora ricordiamo che recentemente le colline appunto di Valdobbiadene e di Conegliano sono state riconosciute patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. Ricordiamo anche altri tipi di vino caratteristici della nostra regione, come l'Amarone della Valpolicella, siamo nel Veronese, oppure ancora ricordiamo il Friularo, il Moscato, il Ricciotto, il Soave e altri, ovviamente, altri vini ancora. Vendemmia, vino, e quindi vino ha anche un valore importante nel campo dell'economia. Quindi auguriamo buona vendemmia a tutti.